Mister, a chi dedica questa vittoria? Appannaggi. Al nostro direttore che ha subito un dolore forte, penso che questo sia il minimo, anche da parte della squadra, dai. È giusto che anche lui sappia che gli siamo tutti vicini. Un attimo sulla partita, il Fiorenzuola, ottima squadra, ce l'ha messa tutta, però ha fatto mezzo tiro, un tiro in porta, insomma. Io credo che loro siano veramente bravi. Sì. Al di là del fatto che hanno delle cose collaudate, si vede il lavoro dell'allenatore. Sono veramente, per me sono una squadra che gioca benissimo a calcio. E quello che abbiamo visto di loro, anche perché noi venivamo da due partite, sì, fatte bene un tempo, domenica, e poi siamo spariti. E la domenica avanti si è giocato solo noi, si è preso Ugo. Perciò sarà bisogno anche noi di una risposta anche per noi stessi, no? Perché noi dobbiamo cercare di migliorare il campionato dell'anno scorso, infatti erano questi e cercheremo di farlo in tutta la maniera. È chiaro che oggi abbiamo trovato di fronte una squadra ottima, però ci siamo stati anche noi, siamo stati combattivi come non eravamo domenica, sicuramente. E questa è la strada, se vogliamo fare qualcosa di buono, questa è la strada. E c'è stato un cambio di mentalità? No, c'è stato un cambio di atteggiamento, perché loro hanno già dimostrato nelle prime 6 partite che sanno stare in campo e sanno giocare a calcio. Però si era diventati forse un attimino un pochino superficiali, si pensava che tutto c'era dovuto e abbiamo preso 2 randellate. E ora spero e credo che ci siamo rimessi a posto e dobbiamo vedere questa partita come un punto di partenza e ritornare a fare le cose che sappiamo fare, quelle che abbiamo visto nel primo tempo. Stiamo cercando di recuperare anche il Bakoko, che oggi ha fatto 1 ora e 15. Perciò bisogna essere contenti, no, di quello che stiamo facendo. Tatticamente perché ha giocato con la difesa a 3 che poi diventava 5? Ce lo deve spiegare, tanto ormai ha giocato, quindi. No, ma non è quello. Loro sono molto veloci sui lati e si sovrappongono terzini. Noi abbiamo cercato nei limiti del possibile di non fargli giocare la palla. Sono più preciso, perché 3-4-3 non 3-5-2? Ma non si è giocato 3-4-3, e come si è giocato 3-4-1-2. Sì, vabbè, la posizione di Arena è un po' più accentrato, ma... No, Arena ha fatto trequartista con libero di spaziare, l'importante era che poi andasse a rompere scatola dal loro play. Non abbiamo fatto giocare mai Quaini liberamente, che per loro vuol dire tanta roba. E la marcatura di Bontà a centrocampo? A Bontà è un ragazzo che finora è sempre stato male, ma io l'ho conosciuto l'anno scorso nel mio girone nel campo basso, è un animale in campo, di testa è fortissimo, se sente le partite ci dà una mano. Ma è vero che lei ha detto che se vince il campionato è fatto gli capelli? Io non ho mai detto una mischerata del genere. No, io faccio, dico però io penso, che se l'Italia, io penso che se il miracolo succede, io penso che il primo che va dal parrucchiere è lui. I miracoli a volte succedono, a volte non succedono, però oggi Gubbio ha dato una dimostrazione di forza, perché non ha vinto con una squadretta, ha vinto con una grande squadra. Anche secondo me loro sono veramente bravi, perciò io lo ripeto e fate anche complimenti a Tabrani, perché sono veramente bravi, si vede la mano dell'allenatore, si vede che giocano insieme, vanno a prendere giocatori funzionali al loro progetto, perciò bisogna fargli complimenti. Lei ha sempre detto che il campionato è molto equilibrato, che tutti possono vincere con tutti. Oggi mi sembra, se non vado errato, che anche Limolese abbia vinto, no? Non so. No, comunque, voglio dire, sulla carta potrebbe sembrare una squadra abbordabile, sì. Ma se io glielo chiedo, lei si incazza, quindi non glielo chiedo. Infatti non me lo chiede, così stiamo tutti e allora le auguro un buon viaggio di ritorno. Grazie.